Ok, buongiorno, sono Cristian Rollo, sono sempre a CrossFit Sud e oggi vedremo il workout di martedì 14 agosto. E andremo a fare un riscaldamento generico costruito da 30 secondi per ogni movimento, med ball foot ups, push up to down dog, med ball thruster, active spiderman, 30 secondi di squat con la med ball e 30 secondi di active Samson. Dopodiché riscalderemo un po' il corpo col bilanciere con barbell warm up. Dopodiché ci riscalderemo un po' col bilanciere, barbell warm up. 5 ripetizioni per ogni movimento, 5 good morning, 5 back squat, 5 elbow rotation, 5 strict press, 5 stiff legged deadlift e 5 front squat. Finito il riscaldamento generico andremo a vedere un po' le skill sul bench press, perché oggi andremo a costruire un massimale di 3 ripetizioni cercando il peso più pesante per un bench press, con una particolarità che avremo da compiere 5 secondi nella discesa, 3 secondi in bottom position e massima velocità in estensione. Costruito il massimale, andremo a fare questo AMRAP, costruito 3 volte, tra un AMRAP e l'altro avremo sempre 4 minuti di riposo. In questi 4 minuti dovremmo compiere 63 wall ball, 21 bench press, nel secondo round 54 wall ball, 18 bench press, nell'ultimo round 45 wall ball, 15 bench press. I pesi da usare li troverete nella grafica. E un consiglio per il bench press, si lavorerà in coppia, in team da 3 è consigliato, così avremo una persona da un lato e una dall'altra. Se siete da soli usate una sicurezza con dei box o qualcosa in modo tale da in caso di necessità poter poggiare il peso da qualche parte. Una particolarità per il bench press, mi raccomando, curate bene anche il bilanciere vuoto e provate questa tecnica qui per chi non l'ha mai usata. 5 secondi in discesa, 3 secondi da fermo giù e massima velocità nella spinta, perché chi non l'ha mai provata troverà difficoltà le prime volte. Un consiglio sull'AMRAP, il peso è a salire, perché le ripetizioni sul bench press sono a scendere. Il wall ball pure, cercate di mantenere una costante di set sui wall ball, spezzateli ma non piccoli, bei set belli corposi. E invece sul bench press cercate di spezzarlo massimo in 2 volte, non di più, se no abbiamo sbagliato peso.